Abbiamo visitato le zone interessate dall'incendio e stiamo verificando quali sono gli stoccaggi presenti in azienda per capire qual è stato, diciamo, la tipologia di materiali che ha interessato l'incendio, quali sono stati i quantitativi e criticità all'interno dello stabilimento. Ci sono criticità? Allora, per ora abbiamo verificato che essenzialmente c'è stata sì combustione di materiale, plastica, carta, imballaggi, e alcune aree dello stabilimento devono essere controllate con un approfondimento per verificare alcune situazioni. Situazione ambientale dell'area per la cittadinanza? Allora, noi abbiamo adesso tre tipi di monitoraggio. Uno è quello che è il mezzo mobile, che è stato installato ieri notte, e quello dovrebbe caratterizzare la sorgente e, diciamo, una prima ricaduta nell'area di prossimità dell'incendio. Dopodiché stiamo verificando i dati della centralina di monitoraggio di qualità dell'aria, che è a Ponte San Giovanni, per verificare le anomalie in zona urbana, e stiamo procedendo a individuare delle zone di ricaduta per fare dei campionamenti ulteriori per verificare alcuni aspetti. Per quanto riguarda la combustione di rifiuti tossici, che dubbi ci sono? È andata a combustione plastica e carta, per ora, insomma, quello che si vede. È ovvio che da questi materiali potenzialmente si possono sviluppare sostanze tossiche. Adesso i monitoraggi ci mostreranno in quali quantità e quanto è stato importante l'emissione di sostanze tossiche. Avete provato con tipologie di rifiuti per cui non era autorizzata la ditta? Adesso questo è ancora in corso e lo verificheremo nelle prossime ore. La situazione dell'aria però complessivamente qual è? Io sono stata dentro per la gestione dei rifiuti. Comunque credo che ARPA e ASL a breve, nel primissimo pomeriggio, facciano un comunicato per dare conto dei primi risultati che ci sono ora sulla centrale. Credo che su quella di Ponte San Giovanni una qualche criticità sulle polveri ci sia stata, però i numeri adesso non ce li ho e i colleghi miei provvederanno a relazionare. C'è già un fascicolo in procura? Non lo so questo. Problemi anche per acqua e ortaggi? Allora, questi problemi sono stati affrontati sulla richiesta d'ordinanza del comune, per cui le modalità di gestione su queste problematiche sono state fissate. Sulla gestione delle acque, sullo spegnimento, adesso faremo un provvedimento alla Regione Umbria, che è titolare dell'autorizzazione, per una gestione che sia, insomma, adeguata agli scarichi che adesso ci sono dopo lo spegnimento dell'incendio. Ultima domanda, che cosa consiglia di fare ARPA ai cittadini? Allora, le modalità di gestione, insomma, di aspetti della vita sociale e altro sono di competenza dell'ASL, che credo abbia già provveduto a dare le proprie indicazioni. Per il resto credo che ci si debba attenere ai comunicati ufficiali degli enti.